Doran, com'è stata la tua prima esperienza in Giappone? Beh, sicuramente fantastica. Ricordo la cosa particolare quando arrivammo in aeroporto a Tokyo con l'entourage. Ricordo l'accoglienza del popolo giapponese. C'erano alcuni giornalisti che, incuriositi, ci fermarono e ci chiesero cosa stavamo facendo a Tokyo perché avevano visto una serie di scatti fotografici che stavamo facendo per lavoro e per tutta una serie di situazioni inerenti al progetto. E ricordo la loro curiosità, ricordo la loro accoglienza, la loro eleganza anche nel pormi le domande. Era una televisione locale. Sono rimasto molto colpito perché è stato un po' come entrare in un altro mondo. Sappiamo che hai un passato nelle discipline orientali marzialistiche. Assolutamente sì, da quando avevo praticamente 5 anni ho iniziato a fare arti marziali ovviamente in Italia, in Occidente. E ho iniziato a respirare trasversalmente, perché chiaro non è mai la stessa cosa come in Oriente, la cultura proprio delle arti marziali, ma delle arti marziali inteso in senso più generale, nel senso proprio come cultura, come filosofia di vita. Difatti quando sono stato a Tokyo la cosa particolare è stato proprio fare la cerimonia con un maestro Zen, fare proprio tutto ciò che da bambino sognavo e sognavo allenandomi nei tatami delle palestre che veniva raccontato dai nostri maestri, ma poi ecco essere sul posto è tutta un'altra cosa. Che cosa ti ha colpito del popolo giapponese? Beh, se devo dirti cosa mi ha colpito, ti dirò la precisione. E infatti mi ricordo un aneddoto, in albergo avevamo lasciato un giorno un hard disk contenente del materiale e una persona del nostro staff doveva andarla a ritirare, per cui abbiamo chiesto alla reception di consegnare questo hard disk ad un nostro collaboratore, qui diamo un nominativo, e gli abbiamo indicato, oltre al nominativo, un orario che poteva andare appunto a passare per ritirare questo materiale, questo hard disk, e dicemmo alla reception, ricordo, tra le 17 e le 17 e un quarto verrà un nostro collaboratore, e loro non ci capivano perché loro dicevano: o è 17 o è 17 e un quarto, cioè non esiste la via di mezzo. Quindi questa cosa veramente mi ha colpito, così come tutto ciò che ho visto per la precisione, oserei dire maniacale, che secondo me è una virtù che il popolo giapponese conserva. Possiamo aspettarci di vedere Doran in azione a Tokyo? Beh, sicuramente quando sono stato a Tokyo sono stato per un progetto perché c'è sicuramente qualcosa di Doran nella parte orientale, anche nella storia di questo personaggio, nella storia origini e probabilmente anche nella storia futura. Tokyo, tra l'altro, è una città così affascinante, così particolare, che mescola anche tantissima modernità, che si presta molto bene a quello che stiamo costruendo con il personaggio di Doran. Quindi magari in un futuro vedremo qualche scena di azione di Doran a Tokyo. Doran.